In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la Casa Circondariale di Ravenna ha voluto partecipare alla campagna di sensibilizzazione inaugurando un'opera in mosaico realizzata dai mosaicisti dell'Associazione Disordine, raffigurante uno dei simboli della giornata mondiale, una scarpetta rossa. Come spiegatoci dalla direttrice del carcere di Portaurea, Carmela De Lorenzo. 25 novembre abbiamo organizzato una iniziativa di sensibilizzazione, ma più che altro vuole essere proprio un momento di riflessione sul drammatico tema della violenza sulle donne. Sono promotori associazioni Asia Lacis, Lions Club Dante Alighieri di Ravenna e associazione 8 marzo Donne di Portofino. Fuori, che portano il loro progetto Parole in Transito, un progetto che stanno portando in diversi ambiti della città e che quest'oggi portano anche qui all'interno tra la popolazione detenuta. E, mentre invece all'esterno abbiamo appena fisso una scarpetta rossa con un cartello aderendo a una iniziativa promossa dal Comitato delle Pari Opportunità della Polizia Penitenziaria, questo è il secondo anno, proprio per rendere visibile all'esterno anche l'impegno dell'amministrazione penitenziaria su questa lotta civile, su questa guerra civile e soprattutto perché vede coinvolto tutto il sistema penitenziario nelle sue componenti, anche appunto nel trattamento degli autori di reato, proprio al fine di limitare il rischio di recidiva. Abbiamo affisso una scarpetta rossa quest'anno, come lo scorso anno, ma quest'anno volevamo un qualcosa che in qualche modo identificasse questa città. E quindi la scarpetta è stata fatta di mosaico, grazie alla disponibilità del Presidente Landi e dell'associazione Disordine che praticamente alla velocità della luce in due giorni ci ha realizzato questa bellissima scarpetta che abbiamo esposto appunto quest'anno per questa giornata e per il progetto Scarpette Rosse del Comitato Pari Opportunità della Polizia Penitenziaria.